Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic Dinea e come potete vedere oggi andremo a fare l'unboxing della Xbox One. Ho preso questa console con la versione senza Kinect perché a me del Kinect non me ne frega una cippa di niente e quindi niente, ho deciso di prenderlo senza. Però prima di proseguire vi faccio vedere alcuni accessori che ho già acquistato, ovvero il charger kit, perché sennò senza non ci faccio niente, e l'adattatore per poter usare il mio headset della Turtle Beach anche con questa console, onde evitare di comprare 50.000 cose. Ma mettiamo via il tutto, ovvero i due accessori, e andiamo a proseguire l'unboxing di questa console. Come potete vedere, la confezione si rappresenta tutta verde, con scritto Xbox One. Qua c'è il bellissimo maniglino, pesa una tonnellata e mezza sta console, non so cosa c'è dentro, penso che ci sia dentro il mondo intero. E da quest'altra parte, andiamo a vederla così, ho spostato praticamente tutta la mia scenografia, c'è questa visione che ricorda molto Windows 8. Comunque, niente, prendiamo il nostro fidato accessorio per rimuovere i due cosini qui così e adesso andiamo a vedere da che parte si apre codesta console che non so, penso che si apra così, ma va. Voilà! E qui ci troviamo davanti il nulla con la gravatura Xbox. E da che parte cominciamo? Cominciamo ad aprire questo. Dove? C'è dentro la guida rapida. Questo che ovviamente ci dice che non lo so. E qua il libretto. Poi qui ci troviamo, presumo sia il pad, ma lo mettiamo via. Questa super ingegneria di cuffie che mettiamo via. E l'adattatore che però io ho già da qualche altra parte, quello svizzero, perché per tutti quelli che mi seguono dalla Svizzera, questa è la console importata dall'Italia, perché ovviamente la versione svizzera ci si sta mettendo 20 anni ad arrivare, quindi io ho optato per. Poi qui abbiamo un cavo HDMI che però io ho acquistato già uno della un altro. Vi farò vedere, ovvero questo che l'ho preso anche per la 360 e per la Play 3 e per la Play 4. Per la Play 3 e per la Play 4 è blu e per l'Xbox 360 e adesso Xbox One è verde. Dovrò metterci una scritta One perché sennò non capisco più niente. Poi qui abbiamo l'alimentatore che non ho ben capito perché la Microsoft anche questa volta ci mette dentro questo cavo ad alta tensione per collegare la nostra console di gioco. Poi questa zavorra la mettiamo via. Avete sentito che è caduta? Poi questo, non so, sono le protezioni di tutto quanto. Ok, e qui abbiamo il bellissimo videoregistratore di ultima generazione di casa Microsoft. Ora però io faccio sparire un po' tutto perché sennò non ci capisco più niente. E niente. Ok ragazzi, ho praticamente spacchettato quello che mi serve. Ovviamente queste cose qua io le lascio impacchettate perché non le uso. Ovvero il cavo HDMI, questo obbrobrio di cuffie. Che tanto io ho il mio headset, quindi andiamo ad analizzare prima di tutto l'alimentatore. Guardate che bell'alimentatore. Sì, vabbè, tutti ormai la conoscono la Xbox One perché è uscita praticamente da 20 anni. No, scherzo, da qualche mese. No, scherzo, non lo so, non mi ricordo, novembre forse, vabbè. Comunque sì, diciamo che ora che arriva qua la versione, diciamo, svizzera, che arriverà a ottobre, settembre-ottobre, siamo lì più o meno a quasi un anno dall'uscita. Poi qui abbiamo il controller, devo dirvi la verità che al tatto mi piace veramente di più
di quello della Play 4, anche se io sono molto multiconsolista. Comunque qua ci sono le batterie che finiranno nel telecomando della mia televisione, le ho recuperate così io uso già il charger. E qui abbiamo la consolina, vedete che metà lucida, metà opaca, questo bel videoregistratore che non so perché ci hanno messo, si sta già attaccando tutta la polvere. Qua ci sono, per attaccare, penso un hard disk esterno, presumo, sì. E qui abbiamo altre porticine, vabbè, l'alimentatore, l'HDMI out, in, varie porte USB, questo qua dovrebbe essere per il Kinect, l'alimentatore e il cavo di rete. Voilà. Poi. Faccio vedere velocemente anche questo, che l'ho già aperto, comunque non è niente di che. Qua c'è dentro la sua batteria, speriamo che metta a fuoco la batteria, e il cavettino USB. Faccio un po' in fretta perché non vedo l'ora di provare questa console. E qui abbiamo il modulino che praticamente va sotto il pad, così presumo. Ora non va perché penso che, non so, manca qualcosa. Scusate, che non voglio spaccare già tutto. Vabbè, comunque lo scoprirò. Comunque va qui sotto e poi io ci metto il mio headset. Quindi niente, adesso faccio un po' di panoramica e poi ci vediamo alla fine. Ok ragazzi, qua praticamente è tutto da Genetic DNA. Vi ho fatto vedere il velocissimo unboxing della Xbox One. E niente, vi aspetto ai prossimi video, spero di tornare al più presto a fare gameplay, e vabbè, niente, alla prossima, ciao ciao da Genetic DNA! Bella ragazzi, adesso stiamo facendo il setup della Xbox One, ok? Facciamo velocemente la scelta della lingua, lo so che è una cosa inutile quella che sto facendo, ma voglio farlo insieme a voi, Italia, perché questa è importata dall'Italia, quindi ha solo l'italiano, e andiamo! È ora di aggiornare. Certo, aggiornati. Ovviamente non starò qua tutta la percentuale. Tra l'altro alla fine dell'installazione voglio subito provare con voi Forza Motorsport 5, che ho acquistato molti mesi prima. Non so se qualcuno di voi si ricorda un video acquisto, adesso non mi ricordo esattamente il mese, ma l'ho acquistato praticamente un bel po' di tempo fa e quindi non vedevo l'ora di metterci le manine. Quindi andiamo subito. Riavvio in corso e riavviati. Pam! PEGI 18. Listen up, getting louder, louder, louder. Listen up, getting louder, louder, louder. Listen up, listen up, getting louder, louder, louder. Listen up, getting louder, louder, louder. Eccoci qua nel dashboard della Xbox One. Ho scelto questa colorazione sul grigio, come avete potuto vedere, perché mi sembra un po' più ficosa. Poi tanto vabbè, la posso sempre cambiare. Iniziamo subito con Forza Motorsport 5. Vi prometto che non so esattamente, quindi mi butterò subito in una gara e vediamo un po'. Salterò alcuni filmati perché
tanto non penso che vi interessa vedere l'introduzione, anche perché l'avrete già vista milioni di volte. Quindi niente, salterò subito alla prima gara, vediamo un attimino. Ok. Sincronizzazione dati, va bene. Poi sicuramente voi ragazzi, io lo registrerò in 720p, quindi lo vedete un po' ridotto rispetto a come lo vedo io. Ospitano una grande varietà di vetture. Ok, iniziamo subito. Tra l'altro ho saltato la gara iniziale. Inizia con la serie campionato sportiva compatta moderna. Prima della scelta dell'auto, però, scopriamo qualcosa di più su questo gruppo, grazie a Top Gear della BBC. Ok. Selezioniamo l'auto per iniziare la carriera. Inizia la tua carriera. Vediamo un po' cosa ci troviamo. Scegliene una che ti piaccia davvero, visto che sarà con te in alcune delle corse più spettacolari al mondo. Ok, vediamo un po' che macchine ci danno. Questa qui è del DLC, questa qua è da scaricare, questa era già dentro nel pacchetto. Ho saltato la prima gara con la McLaren perché non volevo fare il video dell'unboxing troppo lungo. Vediamo un attimino. Beh, io direi di iniziare con l'RS Sportback Limited Collector Edition, che è quella che mi avevano dato un codice per scaricare un pacchetto di auto limitate, e insieme c'era l'RS3 Sportback. Iniziamo subito con questa. Questi sono design provenienti dal cloud, consigliati per te. Man mano che usi nuovi design, l'elenco si adatta ai tuoi gusti. Ok, allora vediamo un po'. Ah, qua si possono configurare le varie cose. Anche se mi sembra che al momento si possono cambiare solo i cerchi. Vediamo un po'. Sì, posso cambiare solo i cerchi. Vabbè, io direi di mettere quelli rossi, no? Ma sì, mettiamo quelli rossi, così stanno, fanno tanto racing. Guardate che bella. Vabbè, graficamente al momento veramente eccezionale. Ho visto la prima gara appunto che ho fatto con la McLaren, la visuale all'interno, che si vede il riflesso del cruscotto, ecco, quando ci picchia al sole. RS3 Sportback 2011. Spettacolo. Questa è la tua carriera home space. Ok. Da qui puoi accedere a Forza Vista e personalizzare le tue auto. Sì. La prima carriera ti guiderà attraverso 5 dei tracciati più famosi al mondo. Ok, direi di iniziare subito con la prima gara senza toccare difficoltà eccetera eccetera. Dopo io me li... Tanto questo diciamo che è un mini gameplay messo all'interno dell'unboxing per rendere un po' diverso, diciamo. Oggi ci avventuriamo fra le innevate montagne delle Alpi Bernesi in Svizzera. Ah, come Forza Motorsport 4, che si iniziava da qui con la Ferrari, mi sembra. Ok, me la ricordo più o meno bene in questa gara. Ci sono piloti. Perfetto. Là. Grazie alla tecnologia Drivatar, gareggi sempre contro persone reali, con i propri stili di guida provenienti dal cloud. Questa cosa è veramente fichissima. Comunque, vabbè. Ok, io direi di iniziare subito. Partiamo subito, dopo vediamo. Vedrò poi nelle prossime gare di configurare qualcosina, tipo togliere qualche aiuto. Anche se ho tolto quasi tutto, a parte la traiettoria ideale che è rimasta fissa. Aspettate che voglio rimettere la visuale all'interno, perché è veramente una cosa fichissima. L'idea del vetro, il riflesso è eccezionale. Poi anche una cosa figa è quando ci sono i grilletti, non so come chiamarli, i trigger dietro, i grillettini dietro al pad, che quando si accelera o si gasa o si frena, che vibrano. Hanno messo il force feedback,
nei tassi dietro, è veramente una cosa fichissima. Wow. Ok, forse qui ho esagerato un attimino nel sorpasso. E tu, togliti. Cazzo. Ma cosa stinchi? Bam, lo sapevo perché mi ha pesato uno stincatone quello lì. E anche questi, che cazzo vi frenate? Cioè praticamente all'improvviso, togliti. Ok, vabbè. Anche se comunque ho sempre giocato a tutti in forza, diciamo che ogni volta che si fa il passaggio da un forza all'altro, comunque leggermente il gameplay non è identico, quindi il feeling bisogna di un po' di tempo per essere acquisito. Così gli facciamo un sorpassone così cattivo da brutale. E qua adesso purtroppo sto usando il pad, questo gioco qua sarebbe troppo figo da giocare con un volante. Purtroppo al momento su Xbox One non ci sono volanti che mi ispirano, a parte uno che è della Mad Cats, che però costa quanto la console, quindi diciamo che mi girano un po' le palle. Purtroppo io sto cercando ai tempi c'era la Fanatec che aveva fatto dei volanti ibridi, ovvero che andavano bene, diciamo, sia per la 360, Play 3 e PC. Purtroppo hanno avuto dei problemi a trovare, non hanno ancora fatto un Fanatec per le next gen, quindi mi tocca aspettare. Al momento gioco col pad, anche se col pad è un po' limitata la cosa, perché questi giochi di simulazione di auto è bello giocarle magari col cambio sequenziale, togliendo un po' di controllo trazione, togliendo un po' di cose in modo da renderlo veramente figo, però purtroppo con il pad è un po' complessa la cosa. Non vi porterò gameplay, non lo so se vi porterò gameplay della carriera, anche perché sono giochi un po' lunghi e potete vedere adesso, non so che difficoltà è in default, penso normale, boh. Io la difficoltà dell'intelligenza artificiale non l'ho cambiata, però vedo che li ho piantati dietro a un bel po'. Mi sto facendo questa gara in solitaria, comunque vabbè, siamo al secondo giro, all'ultimo giro, quindi niente. Poi più si va avanti arriveranno gare sempre più toste, presumo, a meno se è come gli altri. Io non ho mai finito di Forza, a parte il 3, non neanche il 3, il 2 forse sono arrivato a un paio di gare Endurance, perché dopo lì veramente diventano enormi. Le Endurance sono quelle auto da tipo 24 ore di Le Mans, ma i giri sono veramente tipo, sono 55, 70, 80 giri. Il Nürburgring sono 20 km a giro, era, se non sbaglio, erano una quarantina di giri. Dopo un po' di fracassi marroni, anche perché. Bene, io penso di essere arrivato alla fine. Perfetto. Vabbè, niente, questo era semplicemente per darvi subito un gameplay veloce di Forza 5 insieme all'unboxing della Xbox One. Guardate qua la mia mascherina tutta distrutta, che si vede il radiatore per la botta che gli ho dato. I danni in Forza sono veramente fatti benissimo. Servono per acquistare auto e potenziamenti. Almeno questa volta hanno messo la voce di una tipa, invece nel 3, nel 4 c'era la voce di un travone che sembrava un trans. Almeno questa volta hanno messo la voce femminile. E niente ragazzi, io spero che sia l'unboxing che questo breve gameplay vi siano piaciuti e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti da Genetic DNA. Il tuo
tuo Drivatar raccoglie dati su come gareggi, come sorpassi, come affronti le curve. Dopo alcune gare, sarà pronto a entrare nella community e gareggiare per te.